sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Bene, accennavamo già durante la preghiera introduttoria qui alla presenza di Gesù, che per una gradevole Dio incidenza, ecco, il brano che oggi meditiamo dell'antivigilia della festa dell'Assunta in realtà è rivolto anzitutto e principalmente a lei, afferma la beatitudine di chi si applica e medita la legge dell'Altissimo con tutto quello che ne consegue, che brevemente mediteremo insieme. Ma questa è stata la vita terrena della Madonna. Tutto quello che abbiamo letto sicuramente è stato oggetto privilegiato dei suoi pensieri e delle sue occupazioni. Indagare la sapienza degli antichi, studiare le profezie, conservare i detti degli uomini famosi, penetrare le sottigliezze delle parabole, indagare il senso recondito dei proverbi, comprendere gli enigmi delle parabole, questo certamente è stata la vita della Madonna, che come sappiamo dalla tradizione trascorse circa 10 anni della sua esistenza, della sua infanzia nel Tempio di Gerusalemme, dove proprio questo facevano le piccole donne ebree, la cui famiglia decideva, ecco, di fargli trascorrere questo tempo di formazione sotto l'ombra dell'Altissimo, in attesa di uscire, come ogni pia donna ebrea e come obbligato dalla legge dell'Antico Testamento, per dare figli al Signore. E la Madonna ha condiviso, esattamente come le sue compagne d'infanzia, questo cammino, certamente facendolo col suo cuore immacolato, con la sua intelligenza, con la sua perfettissima volontà fusa con quella divina, e quindi crescendo enormemente nella già grandissima grazia che aveva. Ecco, questa è una sollecitazione anzitutto per noi, come dedichiamo il nostro tempo, la nostra giornata è limitata, noi siamo eminentemente temporali. Indubbiamente abbiamo dei doveri, abbiamo del tempo che necessariamente dobbiamo dedicare al lavoro, al riposo, a nutrire il nostro povero corpo, perché fino a quando siamo in questo mondo non possiamo non fare queste cose. Abbiamo del tempo certamente a disposizione, questo tempo a disposizione dipende dalle nostre scelte, come lo impieghiamo. È certamente un'ottima scelta dedicare del tempo al Signore. Quanto tempo? Questo dipende da quello che ciascuno di noi decide nel proprio cuore. Certamente è il tempo meglio impiegato e i frutti che produce dentro la nostra anima dedicare tempo a conoscere e a crescere nella conoscenza mai sufficiente del Signore, perché per quanto noi ci applicassimo e meditassimo la sua legge, i suoi misteri, sarebbe sempre poco o nulla quello che sappiamo di lui. Certo che quel poco o nulla però, ecco, può avere dei margini molto ampi di differenza. Noi riconosciamo quando incontriamo, se abbiamo avuto l'occasione, la fortuna di incontrare un amico o un'amica di Dio, che può essere anche tranquillamente una persona che fa una vita normalissima, un laico o una laica che vive nelle cose più comuni del mondo, non è necessariamente un sacerdote, un monaco, un frate, una suora, una monaca, chi incarna lo spirito di questa prima parte del capitolo 39, lo splendido capitolo 39 del libro del Siracide. Può essere una persona normalissima, però ci si accorge quando si sta dinanzi ad un amico e ad un'amica del Signore, lo si percepisce quando ci si trova dinanzi a un uomo o una donna di preghiera e comincia la giornata, ecco, pregando davanti all'Altissimo, rivolgendo il cuore a colui che lo ha creato, aprendo la bocca alla preghiera, implorando per i suoi peccati. Questa è la preghiera del saggio. Ecco, certamente Gesù e la Madonna non imploravano per i peccati loro, ma implorarono per i peccati nostri, ecco, chiedendo certamente anche al Signore che imparassimo la sapienza
lo abbiamo sentito nel Vangelo della Messa di oggi, e l'importanza del renderci conto, ecco, della nostra grande piccolezza e miseria davanti al Signore. Capiamo di stare dinanzi ad un uomo o ad una donna di Dio quando ne comprendiamo, vediamo rifulgere in loro un grande spirito di intelligenza, intelligenza lucida, viva, penetrante. Ascoltiamo parole di sapienza, non le solite parole vuote, ecco, o semplicemente di buon senso umano, e questo già è tanto, insomma, che sentiamo comunemente, ma parole di cielo. E grande lode al Signore. I suoi amici lodano il Signore per loro, ma anche per tutti quelli che non lo fanno. La preghiera di un amico di Dio è una grande preghiera, una bella preghiera, perché è preghiera di lode, preghiera di benedizione, di ringraziamento, e la lode sgorga dalla presa di coscienza che l'amico o l'amica di Dio acquisisce di quanti immensi benefici ha ricevuto dal Signore. La meditazione sui misteri di Dio è cosa mai sufficientemente compiuta, per quanto pensiamo e ripensiamo ai grandi misteri, pensiamo soltanto a quelli del Rosario, quelli che il Rosario ci mette davanti ogni giorno. Se dicessimo tutto il Rosario intero, meditato ogni giorno di tutta quanta la nostra vita, arriveremo al termine della nostra esistenza che ancora, pensando all'Annunciazione, alla Visitazione, percepiamo qualche particolare in più, qualche aspetto in più, qualche mistero in più. Ecco perché ciò che Dio è e ciò che il suo mistero è immensamente più grande di noi, trascendente, mai perfettamente compreso né esaurito dalla nostra limitatezza umana. Comprendiamo ancora di stare dinanzi a un uomo o una donna di Dio quando dall'ascolto di ciò che dice ne traiamo giovamento. Sono coloro che insegnano anche parlando poco, oppure parlando non tanto con le parole ma con la vita, e sono coloro che lasciano un segno. Egli non sarà mai dimenticato, non scomparirà il suo ricordo nella lode della sua intelligenza. Ecco, non è certamente quella brama di apparire o di lasciare il segno, ecco, propria della vanagloria umana. Gli uomini e le donne di Dio, questo vale anche per la Madonna, se fosse dipeso da loro, gradirebbero scomparire e essere ignorati da tutto e da tutti. Ecco, ma appunto loro malgrado, per quella che è stata la volontà del Signore su di loro, così non sarà, perché è impossibile che chi è amico o amica del Signore non lasci un solco nel cuore, lo lascerà sicuramente. Ecco perché i processi di canonizzazione, il punto di partenza è appunto il segno che gli uomini e le donne di Dio hanno lasciato nei cuori, è la fama di santità, è la Vox Populi, che è Vox Dei. Sono da tutti ritenuti santi e sante prima che la Chiesa li dichiari tali, ovviamente dopo che sono morti. Ecco, finché vive lascerà un nome più noto di mille, e quando muore avrà già fatto abbastanza per sé. Ecco, sono veramente intrise di sapienza queste parole. Ecco, è chiaro che davanti al Signore quello che sarebbe opportuno, dobbiamo anche chiedere che ci nasca, non sono le conseguenze, ecco, della sua amicizia, quindi la inevitabile santa notorietà che questa procura, ecco, ma il fatto stesso di esserlo, ecco, perché non c'è niente di più bello che vivere nell'amicizia con il Signore. Certamente in questo mondo dei suoi misteri noi possiamo contemplare ben poco, non possiamo penetrarli appieno, però come l'esperienza di tanti santi e tante sante ci ha insegnato, anche quel poco è tanto,
e riempie la vita, ecco, di ogni gaudio, grazia e benedizione. Con la Madonna è stato tutto quello che è stata, è la tutta amore, perché nessuno, ecco, come lei ha conosciuto e ha amato Dio. L'amore segue sempre la conoscenza, non possiamo amare chi non conosciamo, ecco, per cui chiediamo per intercessione dell'Assunta che possa sempre più crescere nel nostro cuore il desiderio di conoscere meglio il Signore con tutti i mezzi che Lui ci mette a disposizione, perché quanto più lo conosceremo, tanto più lo ameremo, e tanto più lo ameremo, quanto più lo serviremo, e tanto più lo serviremo, quanto più santi diventeremo e portatori di ogni bene, certamente senza nessun dubbio, nei contesti, nelle realtà dove viviamo, nei fratelli, nelle sorelle che frequentiamo, ecco, negli ambienti in cui il Signore ci ha chiamato a spendere la nostra esistenza. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento.